non ci danno quello che ci spetta, perché se tu vai a vedere le statistiche siamo la squadra che ha avuto meno rigori, vai a vedere l'Atalanta, il Parma, che magari hanno qualche punto in più di noi, però a loro gli hanno fischiato 4-5 rigori, vincere sul rigore fa, quindi vi vinci anche con questo. Non si è parlato di una questione dubbia, che magari uno dice sì, l'arbitro può sbagliare, perché per amor di Dio può sbagliare, però cioè, è un rigore netto, che secondo me ha voluto sorvolare, perché era una chiara occasione da gol, la palla andava a mani davanti alla porta, si stava parlando di un'altra partita. Invece, come al solito in queste ultime settimane, si parla sempre di un bel Siena, però un bel Siena che torna a casa con pochi punti, o punti che magari abbiamo perso per strada ingiustamente, e speriamo nel futuro di riprenderceli. Perché cioè, a me è più, magari alcune volte è più bello magari rubacchiare qualcosa, non fare tanto una gran bella partita, ma portare a casa dei punti, piuttosto che magari essere belli e portare a casa 0 punti. Però io penso che la prestazione deve essere sempre questa. È un momento che ci gira così, alla fine noi bisogna continuare con questa prestazione e andrà meglio. Possono capitare poche le volte che magari fai la prestazione e perdi alla lunga, secondo me il lavoro che fai in campo, la prestazione paga. Sabato cercheremo di fare questi 3 punti, che per noi sono fondamentali, e nonostante incontriamo una squadra che comunque sta raccogliendo poco e in una condizione un po' precaria, e quindi ci terrà a venire a Siena a giocarsi la partita col dente avvelenato, perché hanno bisogno di risultati. E poi c'è anche Malesani che vorrà fare bella figura, e quindi noi dobbiamo essere pronti, attenti, con la consapevolezza che sarà una partita difficile, e rispettando il Genoa, perché il Genoa è una grande squadra, però con la consapevolezza che se vinciamo la partita andiamo a affrontare la partita di Milano con più spensieratezza.